Siamo qui oggi, siamo molto felici di accogliere l'Associazione Informatici Senza Frontiere, che ci ha dato l'opportunità, insieme con la CID Software, di poter usufruire di questi strumenti di comunicazione che sono appunto computer portatili provvisti di webcam che possono andare in rete e che quindi possono dare l'opportunità ai lungodegenti, ai bambini in particolare affetti da fibrosi cistica che afferiscono al Dipartimento di Pediatria dell'Università Federico II di Napoli, di poter sostenere e promuovere una comunicazione con il mondo esterno e quindi di poter dare a questi bambini che purtroppo sono costretti per la loro patologia di base a dover affrontare giornate molto lunghe di degenza, molto faticose, dovute ad una terapia molto intensa. Dicevo di poter mantenere un contatto con l'esterno, quindi di poter usufruire di una comunicazione e con le famiglie e anche con delle attività formative, oltre che ovviamente di un'attività ludica che può aiutare questi bambini a sostenere meglio il peso della lungodegenza. Siamo quindi particolarmente grati a questa associazione e alla società che ha messo a disposizione questi strumenti di così alta qualificazione tecnologica, proprio perché in un momento così difficile, quale quello che stiamo vivendo nella sanità, la presenza di un'associazione, di più associazioni e di più iniziative che in qualche modo affiancano quotidianamente l'attività clinica di un reparto così complesso quale quello di fibrosi cistica, possono in qualche modo contribuire a migliorare la qualità di vita di questi pazienti e quindi anche a favorire una migliore ricaduta sull'aderenza alle cure che particolarmente nel campo della fibrosi cistica ha una funzione molto importante.